Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti, specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello alla responsabilità in base al compito che Dio ha dato all'essere umano nella creazione: coltivare e custodire il giardino in cui lo ha posto. Così Papa Francesco ha presentato la sua prima enciclica, Laudato Si, sulla cura della casa comune, nell'udienza generale che ha preceduto la pubblicazione, avvenuta il 18 giugno. 6 capitoli, quasi 190 pagine e 2 preghiere, una interreligiosa e una cristiana, per la salvaguardia del creato, nei quali il Papa chiede che l'ecologia integrale diventi un nuovo paradigma di giustizia. Un paradigma in cui la preoccupazione per la natura, l'equità verso i poveri e l'impegno nella società risultino inseparabili. L'enciclica, che è stata poi presentata ai mass media in Vaticano, nell'aula del Sinodo, dal presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, il cardinale Peter Turkson, è stata preparata per la prima volta raccogliendo le riflessioni delle conferenze episcopali del mondo e inviata via mail, 2 giorni prima della pubblicazione ufficiale, a tutte le diocesi. Il Papa pone al centro della sua riflessione una domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che ora stanno crescendo? Questo, ha ricordato il cardinal Turkson, porta ad interrogarsi sul senso dell'esistenza e sui valori che stanno alla base della vita sociale. Questi interrogativi nascono da una constatazione, cioè oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e saccheggiata, si lamenta e i suoi gemiti si uniscono a quelli di tutti i poveri e di tutti gli scartati del mondo. Papa Francesco invita ad ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno, singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e comunità internazionali, a una conversione ecologica, secondo l'espressione di San Giovanni Paolo II, cioè a cambiare rotta, assumendo la responsabilità e la bellezza di un impegno per la cura della casa comune. Il Papa riconosce che nel mondo si sta diffondendo la sensibilità per l'ambiente e quindi non tutto è perduto, perché gli esseri umani possono ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, ma devono essere consapevoli che non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, ma una sola e complessa crisi socioambientale. Quindi l'inquinamento e i cambiamenti climatici sono connessi con il debito ecologico tra nord e sud del mondo, con gli squilibri commerciali e il predominio della finanza, che porta a salvare le banche a scapito della popolazione. L'uomo deve rendersi conto delle sue responsabilità e agire di conseguenza. Su tutto domina, scrive Papa Francesco nell'enciclica, una cultura dello scarto, dell'usa e getta, dallo sfruttamento dei bambini alla schiavitù, dalla tratta degli esseri umani allo scarto dei nascituri con l'aborto. Per questo occorre una rivoluzione culturale coraggiosa, una nuova economia più attenta all'etica, capace di tutelare il lavoro e uscire con la politica dalla logica del profitto immediato e della corruzione. Temi comuni con le riflessioni e le preoccupazioni del patriarca ecumenico Bartolomeo I, da tempo in prima linea all'impegno della salvaguardia del creato. Papa Francesco ha voluto che il metropolita Zizulas, in rappresentanza del patriarca, intervenisse alla presentazione dell'enciclica. L'enciclica di Papa Francesco è un richiamo all'unità, unità nella preghiera, per l'ambiente, nello stesso Vangelo della creazione, nella conversione dei nostri cuori e dei nostri stili di vita, per rispettare e amare ogni uomo e ogni cosa che ci è stata data da Dio. Nell'enciclica Papa Francesco non risparmia una critica ai vertici mondiali sull'ambiente, che non sono arrivati ad alcuna vera decisione politica, e chiede a tutti piccoli gesti quotidiani per educarsi ad un'ecologia integrale. Fare la raccolta differenziata, non sprecare acqua e cibo, spegnere le luci inutili e coprirsi di più invece di accendere il riscaldamento, per riconoscere che abbiamo tutti una responsabilità verso gli altri e verso il mondo. La voce di un'insegnante romana impegnata con la comunità di Sant'Egidio nella riqualificazione della periferia. Questa enciclica è un richiamo forte a praticare il bene comune, e la città è l'ambiente della casa comune. Viviamo spesso itinerari umani troppo frammentati e contraddittori.
Ognuno cerca di salvarsi nel proprio angolo e persegue il proprio interesse, ma c'è una salvezza comunitaria che parte proprio dall'inclusione dei deboli, una risorsa preziosa di ecologia integrale.